Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Isabelle Huppert, Leonardo DiCaprio, Salma Hayek, il magnate del lusso François Pinault, Kirsten Dunst sono stati fra gli ospiti d'onore del mega cena nei saloni dell'Hotel Carlton per il galà dei premi The Woman in Motion Award, dedicato alle attrici e ai produttori più importanti del 2023. Al 76esimo Festival del Cinema di Cannes comincia la settimana finale in attesa dei tre film italiani in concorso, di un festival che fra star, film, red carpet, lustrini e paillettes si conferma ancora una volta vetrina internazionale del cinema mondiale. Ed intanto a Cannes, con Jude Law su red carpet, magnifico protagonista nei panni di Enrico VIII di Sacha Baron di Karim Hines, un poderoso affresco storico sull'Inghilterra dei Tudor, con la storia di un re potente e tiranno, e di Catherine Parr, l'ultima favorita del re, nominata dal re stesso reggente per meriti di strategia militare. Nel film ha il volto dell'attrice Alicia Vikander, approfittando dell'assenza del re impegnato nella guerra contro i francesi. La bella Catherine tenta di portare delle riforme più moderne e gioiose alle consuetudini del regno, ma di ritorno del re tiranno, malato e paranoico, la sopravvivenza della stessa Catherine sarà messa in discussione. Ancora una pagina di storia su un monarca, come ha fatto Johnny Depp nelle vesti francesi di Re Sole, gli hanno chiesto a Jude Law e lui ha risposto in cinema, sorridendo naturalmente, non ha confini. E alla domanda di un collega napoletano se aveva fatto gli auguri al suo amico l'Oscar Paolo Sorrentino, che lo aveva diretto nella fortunata serie The Young Pope, per lo scudetto del Napoli, si è illuminato tornando simpaticamente affascinante malgrado la barba e i baffi e dicendo: sì, ero a Londra, l'ho chiamato la sera stessa della grande festa per lo scudetto. Il film di queste ultime ore a Cannes ed è Idol, l'idolo, evento fuori concorso, si rifà alla fortunata serie televisiva interpretata da Lily Rose Depp, sì sì, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradise. Icona è una storia costruita attorno alla strepitosa e scandalosa cantante pop, tra appunto profumi e drammi. Al suo fianco The Weeknd, attenzione, io lo pronuncio male, The Weeknd. Lo so che i giovani di tutto il mondo diranno: ma questo non conosce The Weeknd? Ecco appunto, The Weeknd al secolo Abel Tesfaye, un havaiano in cui followers, pensate, hanno superato l'enorme cifra di 140 milioni, una popolarità impressionante in tutto il mondo, altro che Henry Ford, Johnny Depp o lo stesso Jude Law o Sean Penn. Ieri i fotografi lo hanno beccato sulla croisette a braccetto con la fidanzata. È dovuta intervenire la polizia e l'esercito perché si è bloccato il traffico. Ed il film è proprio una satira sopra questa nuova forma di celebrità del XXI secolo. E intanto a Cannes è tornato a splendere finalmente il sole, e sul red carpet anche le belle dello schermo e della moda. Tra queste Marion Cotillard, Gigi Hadid, la modella più pagata del mondo, Jennifer Lawrence e Cédric de France, la più eleganti e le più affascinanti. Chiudiamo parlandovi di un cartone animato, ma è riduttivo perché si tratta di Robot Dreams, i sogni di un robot, un blockbuster destinato a incassi miliardari, diretto da Pablo Berser, l'adattazione di un celebre romanzo grafico firmato da Sara Veron, un film targato Francia. Posso solo dirvi che questo gioiello è ambientato in una New York anni 80, dove la fantascienza abolisce gli umani sostituiti dagli animali e dai robot. Robot Dream racconta dell'amicizia, metafora della vita, fra un cane solo ed un robot, con loro la melodia di un sogno.